Gaming, team rosso, occhi, quindi mi raccomando, attenzione sulle lane e sulle gank in potential, ovviamente sulle occasioni diciamo, di rotazione, specialmente perché abbiamo una combo molto 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 aggressiva da parte di Next con Tyrande, Uther e successivamente Keltas. Tu ci sei in collegamento, Jenny? Certo, eccomi qui. Ok, perfetto. Quindi eventualmente dobbiamo analizzare. Sono curiosa di una cosa, Merlo. In questo momento i Next Gaming non hanno un forte potenziale di push, al contrario degli occhi che hanno preso Sylvanas. Può questo diventare un vantaggio per gli occhi? Punto di domanda. Eventualmente puntarsi su un po' di pushing, cose del genere, più campi, meno tempo, sì, potrebbe essere un'idea, però dipende dall'esecuzione, dipende se non saranno eventualmente contestati dai Next Gaming stesso, perché i Next Gaming hanno Tyrande e Tyrande fa una cosa molto molto bene, scouta con il suo gufo maledetto globale, quindi con quello può acchiappare se stai facendo boss, se stai eventualmente facendo boss avversario. Se stai prendendo campi easy, campi siege, bruisers, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, via, vedremo. Vedremo. Secondo me, ogni singola mossa, ogni singolo, diciamo, campo che cercheranno di fare gli occhi sarà rischioso, sempre e comunque. Comunque, triple lane contro più o meno un Uther in triple, l'ho messo intanto in pausa. Guarda. Ancora non c'è accenno di teamfight né accenno di eventualmente di ingaggio. L'unica cosa più vicina a un ingaggio che posso vedere, o perlomeno l'unica cosa più vicina a un ingaggio che potrà esserci, sarà LJN che starta di tornado, Tyrande che starta di stun e successivamente Marchio più ovviamente un sacco di burst ed eventualmente Esatto, damage. possibilmente, probabilmente anche con l'entrata in scena da parte di Uther. Sì, che semplicemente non fa molto danno, però eventualmente può metterci un po' più di CC nel suo mix. Può tenere lì fermo loccato il bersaglio, diciamo, quello è il suo scopo. Visto Intanto come vedi, si devono spostare bot in Next Gaming per far fronte al potenziale di push che ha Vero. Sylvanas. Vero, 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 perché altrimenti potrebbe posizionarsi tranquillamente qui in angolo alto sinistro e continuare a, diciamo, pressare sulla torre, dato che il leader ce l'ha. Intanto parte lo stun, parte anche il marchio, ma non è abbastanza, non è ancora abbastanza perché viene coperta tranquillamente dagli alleati. Non è Però abbastanza anche perché è stato fatto contemporaneamente, non so sì. se hai visto, si sono sovrapposti gli stun. È vero. Boh, sperando di vedere qualche azione migliore. Secondo me non sono ancora troppo in avanti per poter eventualmente essere cacciati No, via. livello 4 può fare la differenza. Può decretare che una delle due parti decida di essere più aggressiva, ma diciamolo, in questo momento non ne vale neanche la pena perché tra non molto spawnerà il primo tributo e l'obiettivo è essere full vita e full mana. È vero, è vero. Eccolo qui. Essenzialmente, intanto stiamo dando un'occhiata al tributo che spawnerà molto molto vicino a Tripolene. Qua potrebbero cominciarsi a scaldare le acque. Potrebbe esserci una buona azione. Daremo un'occhiata intanto sul posizionamento da parte di entrambi i side. Intanto siamo già 4 per quanto riguarda il team red. Ovviamente occhi già team blu stanno per partire prima poke, infatti eccoli. Muradin si lancia, viene stannato e dava un'occhiata ovviamente anche a Rengar che continua a mantenere up il team e già neanche riesce a fare un buon zoning, intanto top balla e Tyrael ancora non generano la fight, hanno ancora a disposizione Jaina, potrebbe utilizzare un altro po' di nuking, il problema di Ghost, ovvero Sylvanas che ha appena utilizzato il suo escape mechanism come tentativo di nuke, di allontanamento, non va bene, intanto guarda che triangolo perfetto, tra ovviamente TC in alto, Tirando al centro e LJN che continua a fare un bel po' di DPS, continua ad essere presente con la sua Living Bomb, intanto TC va all'indietro, forse parte Muradin, ma ancora nulla, probabilmente il marchio si trasformerà in qualcosa, no, assolutamente nulla, si stanno pocando e studiando, nessuno vuole raggiungere il miglio successivo, nessuno vuole darsi ancora per vinto, nessuno vuole eventualmente pressare con un'azione, diciamo,
spericolata. Purtroppo i Next Gaming si accorgono di essere un po' out of position e TC però non ne vuole sapere, rischia tantissimo, viene rifullato intanto da Utero, non ha il mana, sta veramente, veramente andando low. Abbiamo poco mana per Sylvanas, poco mana per Jaina, quindi rendendoli completamente inutili in questo caso. Elgin ancora bello carico con intanto la bomba. Probabilmente vuole dare man forte, probabilmente sarà il, diciamo, il punto in cui ci sarà un po' di cambiamento. Intanto ahimè, Zangetsu completamente esploso, Tyrell sta aspettando, Tyrell si può lanciare, Tyrell è oramai in mezzo alla teamfight, sta arrivando ovviamente anche Rengar da dietro, ma ancora nulla, ancora non sta esplodendo la teamfight. Perché? Perché tutto poking, tutto poking, è un gioco di fare avanti, indietro, avanti, indietro, avanti, indietro, cercare di fare damage, cercare di allontanare, e ovviamente il tributo va in mano agli occhi. Perdendoci per una kill su Muradin, che è stata molto molto rischiosa. Perdendo una kill e un mezzo livello di vero, esperienza. Vero, perché ovviamente Valer in top. Secondo te è stato worth it questo tributo oppure ancora niente? Diventa worth it nel momento in cui lo capitalizzi, Merlo. Quindi eventualmente, spiega meglio perché avanti. Conosco il termine capitalizzare, ma lo devi spiegare in termini di stream, magari qualcuno che ci segue ancora non ha ben idea. Quindi prego. Allora, diventa worth it nel momento in cui poi lo saprai sfruttare. Adesso loro hanno perso dell'esperienza, ok? Non era l'esperienza che ti fa la differenza, perché ancora non è l'esperienza che regala il 10 agli avversari, per esempio. Certo, gli ha regalato il 7, va bene, prima di loro. Però, nonostante ciò, sono riusciti a prenderlo il tributo. Quindi, diventa worth it perdere un po' di esperienza adesso, se poi riesci a sfruttare bene i successivi tributi, quindi o a conquistarli o ad equiparare la tua esperienza successivamente, ovvero durante questo tributo, e vedremo che strategia intendono adottare. Intanto questo tributo è stato velocissimo, non sono riusciti neanche ad arrivare in tempo in top per eventualmente contestarlo. È un problema. Comunque, ripetiamo, ovviamente, per chi ci stesse seguendo avesse sentito, capitalizzare significa ovviamente sfruttare da una situazione vantaggiosa un'altra situazione vantaggiosa, quindi cercare di sfruttare il più possibile. Se hai fatto un push, se hai preso un campo di mercenari, adesso devi pushare. Se hai preso, ovviamente, hai fatto un buon push su una torre, devi andare a un keep, per esempio. Se specialmente hai vinto una team fight, devi raggiungere un obiettivo. Questo è capitalizzare, esatto, questo che è quello, esatto, che stiamo cercando di spiegare. Hanno bisogno ovviamente di più livelli, e il prossimo tributo... Per esempio, mi permetterei di dire che il modo in cui hanno perso questo secondo tributo rende nulla la fatica fatta per conquistare il primo, perché non sono rimasti né in lane a toccare exp, non hanno preso né strutture o altro, e al contrario hanno lasciato... in Next Game prendere il secondo tributo molto molto facilmente. Però adesso che cosa succede, Merlo? Succede che gli avversari loro hanno il 10, quindi è un, esatto, free, è un free tributo essenzialmente, a meno che non siano così bravi da zonare gente con delle ultimate, ma no, non credo attenzione sia il caso. Ci provano, no, però, no, eh? Non credo sia proprio il caso. E TC è lì presente, sta arrivando tutto il team. Next Gaming sono un po' in ritardo. Vero, però si sono già lanciati. Guarda, Tyrus ha rischiato tantissimo contro questa Jaina. Intanto, però, partono le varie ulti, zonano completamente gli avversari. Sono out, non possono fare nulla. È un peccato, perché comunque anche loro avevano toccato in questo preciso momento il livello 10, ma... non c'è molto da fare, non c'è molto posso da dire fare. Che sono stati bravi, hanno cercato di temporeggiare, sì, lo hanno fatto e sono riusciti a non morire. Ci sono mi guadagnati posso dire un 10 essenzialmente. Sì, hanno temporeggiato un pochino, ci hanno provato, poi quando hanno capito che non ce l'avrebbero fatta, hanno disingaggiato bene. E in questo gioco, non mi stancherò mai di dirlo, una cosa fondamentale per un buon giocatore è la capacità di disingaggiare, non tanto quella di portare a casa la kill. È vero. Anche perché il diciamo un errore che fanno molti giocatori, specialmente italiani, è panicare, fightare sempre e comunque, anche se sono sotto di 2 livelli, 3 livelli, 4 livelli, se sono sotto di talenti o se non hanno ultimate. Questa è una cosa che bisogna evitare a tutti i costi. Non puoi assolutamente fightare se stai avendo problemi di level. Perché? Perché semplicemente non puoi andare contro una ulti, prendere magari più di metà del danno da balla che cerca di spinnare, no? Con l'assalto di manico, non puoi prenderti in faccia una pioggia di stelle, non puoi assolutamente cercare di avere un focus su un bersaglio se c'è un po' Uther che ti salva con scudo divino. Intanto la vedo male, perché questa potrebbe essere la team fight della vita. Siamo 2 tributi per Inex Gaming, siamo solo tributo per gli occhi.
La vedo un po' carica. Intanto Zangetsu sta cercando di zonare. Vediamo già Tyrael che lancia la sua spada. Probabilmente non ci tipperà nemmeno. Non blinkerà nemmeno la sua spada. Non sono in grado. Però questo è poco ma sicuro. Non devono ciannellare. Devono aspettare il momento giusto prima di ghermire la preda. Devono fare una kill. E dopodiché potranno fare qualcosa. Intanto ci arriva con lo stage dive. Lo stun di Tyrande. E intanto il silence da parte di Sylvanas. Eccolo lì, Tyrael che si lancia completamente. Oh oh oh, cosa succede? Uther shifta lo focus grazie alla sua ultimate regar. Anche riesce a refullare completamente il tank. Lo vediamo, si sta lanciando contro questo ETC. Ma intanto vengono tutti zonati dall'ulti di Tyrande. La teamfight non è finita, ma vedo regar in fortissimi problemi. Vediamo Jaina intanto che si cerca di allontanarsi. La teamfight è persa qui. Dopo una death di troppo, ahimè, c'è poco altro da fare. Uther è stata una buona pick, perché Uther ti permette un po' come Rhaegar di rigirare il focus di un'intera teamfight. Il problema è stata la pick di Tyrael dopo. Ma secondo me il problema in questo fight è stato soprattutto il silence di Sylvana. Non mi è piaciuto, Merlo. Era troppo presto, troppo early? Troppo presto, allora, troppo tardi per impedire agli avversari di usare le loro ultimate, perché ormai lo avevano fatto. Troppo presto perché non è stata incisiva in quel modo. Mm-mm. Ok? La ulti di Sylvanas è una ulti estremamente potente se utilizzata in maniera strategica. Ovviamente. Se ti serve per negare all'avversario la possibilità di utilizzare la sua di ulti, ok? O se ti serve magari per portare a casa un bersaglio, per interrompere anche una ulti, ok? Lanciato così, a un quarto del fight per fare danno, no, non lo fa più danno, la ulti di Sylvanas non fa neanche più quello, è relativamente utile, perché in quel momento tutti quanti avevano già lanciato le proprie spelle più aggressive e quindi avrebbero comunque avuto dei secondi di cooldown per poterle rilanciare. Esatto, è un peccato. Comunque adesso diciamo la parola chiave è sfruttare le occasioni, sfruttare Tyrael modo possibile. Secondo me però la sua ulti viene annullata in modo troppo easy da Uther. Cioè, ti lanci su Uther, si ulta, oppure sicura. Ti lanci su Jaina, si ulta, sicura. Tu dici sfrutta il silence di Sylvanas, però non credo che in quello split second riescano a... Servirebbe quella coordinazione perfetta. Okay, perfetta. Nel momento in cui Tyrael entra con la propria ulti, ecco, Sylvanas tipo in questo caso lanciare il silence. E invece no, arriva parecchio dopo. Anche perché si fanno ingaggiare facilmente vicino a un bush, quindi non è eccezionale. Però intanto arriva lo stun. Oh mio Dio, Muradin in pericolo! Wow, pur stato down! Completamente, non ci aspettavamo. Intanto arriva lo stun. Oh mio Dio, non possono tornare in base. Hanno perso tantissimo tempo. Questo permette a Valla di poterli sloware, di poter eventualmente andare in avanti. Tirande di nuovo. What? Rhaegar che utilizza una ulti completamente a caso su una Jaina che stava fin troppo bene. Oh mio Dio, errori che costeranno un keep al povero team degli occhi, che in questo caso si ritrova veramente in un forte svantaggio. Guarda quel livello 16, qual most snipe. Oh, riescono a prendere comunque con bomba gli avversari. Quella bomba, guarda la bomba a fissione, 75% di danni aggiuntivi. E ovviamente quando poi estendi con lanciafiamme e incendio, non c'è alcun tipo di salvezza da Keltas. Secondo me Keltas è uno degli eroi più forti, ovviamente parlando di DPS, in Heroes of the Storm, quando tocca il 16. È il più forte, non neanche uno dei più forti, è il più forte. Riesce a fare fin troppi danni, riesce a shottare gli avversari, causa panico all'interno delle lane, all'interno delle teamfight, fa veramente tanto. Tu come lo vedi? Sono assolutamente d'accordo con te, è sempre un problema quando Keltas arriva al 16, o viceversa, è la tua unica speranza far arrivare Keltas al 16 quando sei indietro con i livelli. Mamma spesso mia. E volentieri è la chiave di svolta di molti game. Vero, ho visto vero. Keltas da soli difendere il proprio core. E non è stato ancora toccato né nerfato. Questa è la cosa molto... Dato che più o meno games vanno avanti, raramente finiscono
prima dei 15 minuti. Attenzione qui, no, non c'è molta attenzione. No, si stanno concentrando sul tank. Si stanno concentrando sul tank, su ETC. No, 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 no. Una delle poche regole di Heroes of the Storm è cercare di evitare il più possibile il tank. Ovviamente, ovviamente, ci sono delle forti eccezioni, perché se il tank è completamente out of position, oppure se è una tiranda in team che può squagliare letteralmente la sua resistenza, puoi fare la differenza, ma qui... Qui già si vedeva che il team era dietro. Si sono trovati malissimo. Si sapeva che erano ad un passo gli altri. Bravo comunque ETC nel disingaggio, però è quello che ETC può fare, scivolare via, tra l'altro. Ha avuto comunque la prontezza. Stanno panicando pesante. Stanno panicando pesantissimo. Probabilmente. Questo mi dispiace. Stanno veramente panicando tanto, 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 tanto. Ed è un peccato perché comunque, diciamo, se la stavano cavando molto, molto bene. Dal primo tributo in poi avevano dato una buona svolta al game. L'avevano fatto girare secondo i loro termini. In questo modo, ovviamente, perdendo le due fila, perdendo experience, facendo arrivare Keltas al 16. Cosa puoi fare? Guardalo. Guardalo, letteralmente sta seminando panico e distruzione all'interno delle... Tra poco avranno il 16, vedremo se qualcosa può cambiare. Un keep di meno, questo è poco ma sicuro. Intanto guarda che Keltas continua a far man bassa degli avversari, che poi nonostante tutto ciò esplodono, ripercuotendo quindi il DPS intorno a loro, ed è veramente, veramente difficile da evitare. Veramente, veramente difficile. Intanto, altro tributo. Purtroppo Next Gaming, sintomo di stomp spesso e volentieri nei vari games. L'unica volta che li ho visti più o meno giocarsela bene sono stati i vecchi tornei, quando anche contro i Tyrannosaurus Rect, quando se la giocano più o meno, si vede che più o meno sono sullo stesso livello, più o meno se la possono portare avanti. Ma qui stanno un po' panicando. Qui sembra esserci una bella differenza proprio a livello di consapevolezza durante i fight, prima ancora di capacità di gestione della mappa. Yeah. Purtroppo Rengar anche prima ha fatto forti, forti errori. Quella ulti vicino al keep, e già te ne sei giocato uno, e hanno ingaggiato su ETC, e ti sei giocato il secondo keep. Stanno capitalizzando come dei mostri. Come hai detto tu, capitalizzano come nostri, seriously. Intanto però forse hanno l'upper hand, hanno individuato della gente un po' isolata. Intanto wow, non ha veramente dove scappare, no, questo povero Muradin. Si sono lanciati su Keltas, il Silence, che non l'ha sfiorato nemmeno. Intanto Tyros, guardalo, sta sciogliendo completamente la teamfight insieme a Keltas. Oh mio Dio, i dolori. Andare a cena non sembra avergli giovato ai poveri occhi. No, ma quando giochi contro un team, contro i Next Gaming, non puoi pensare che la persona che tu vedi isolata nella jungle sia effettivamente da sola. È un peccato. È veramente, veramente un peccato per gli occhi, perché comunque si sono fatti delle buone partite. Anche prima li abbiamo visti molto agguerriti. Bel controllo ovviamente delle team fight e ben controllo anche della mappa e della situazione. Ma in questo caso... il doppio tank non sembra essere la scelta migliore. Ah, viene anche chiamato il GG Well Played. E il primo game della BO3 è finito. E sono un po' insicuro sulla certezza del secondo game. Però spero che facciano un draft differente.